benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, questo è un video di prodotti finiti. Scusate il mio aspetto, oggi sono completamente struccata e so che non è un bel vedere, è un'immagine abbastanza raccapricciante, ma confido nel vostro buon cuore e spero che possiate capirmi se vi dico che non avevo molta voglia di mettermi a truccarmi solo per girare il video perché sono veramente molto molto indietro con i diversi video che devo girare di prodotti finiti, video, le recensioni e quant'altro. Ho pochissimo tempo anche oggi in realtà perché sono appena rientrata a casa dopo diverse commissioni, dovrei pulire casa e insomma ho diverse cose da fare. Ho detto dai, giro velocemente un video in modo che almeno alcune cose le posso buttare, ma se perdevo tempo anche a truccarmi, perdonatemi, ma avrei buttato via un sacco di tempo, per cui so che non è il massimo presentarsi in questo stato senza trucco e coi capelli sporchi, ma devo farmi la doccia e insomma devo fare diverse cose. Perdonatemi, ma non so truccarmi solo per girare il video. Mi capirete, so che sono veramente, cioè guardandomi allo specchio veramente raccapricciante, non, però insomma vabbè, sì, io esco di casa così, sono uscita di casa così tranquillamente, però è un conto uscire di casa, fare diverse commissioni, un conto poi pubblicare un video che vedrà un sacco di gente. Vabbè, potrebbe vedere un sacco di gente, speriamo lo veda un sacco di gente, non è detto. Comunque, niente, spero che insomma possiate accettare di guardare questo video anche se io sono in questo stato e iniziamo subito perché ho tantissime cose da farvi vedere. Allora, solito sacchetto di prodotti finiti. Sono prodotti degli ultimi mesi, non sono specifici di questo mese, nel senso che io prendo, finisco, metto nei sacchetti che ho qua in camera e poi man mano ve li mostro, però non li posso dividere bene in modo specifico mese per mese perché sennò farei un casino. E siccome non riesco a girare mensilmente questo video, almeno per il momento non riesco a tenerlo fatto mensilmente, mi si accumulano più prodotti, quindi ve li mostro così come mi capita. Altra precisazione che faccio più o meno in ogni video di prodotti finiti, ve li mostro abbastanza velocemente, vi faccio ovviamente il mio commento, un sì, no, ni, lo ricompro, non lo ricompro, le recensioni specifiche, poi se ne vale la pena le vedrete in un secondo momento. So che in questo momento in realtà nel canale non ci sono recensioni specifiche dei prodotti, dei tanti prodotti che avete visto, ma sto tenendo da parte comunque i prodotti di cui vi voglio parlare e quindi prossimamente, appena riuscirò, comunque ve li girerò e poi li monterò. Altra piccola precisazione, questa in generale, sto cercando di fare un montaggio video molto più scarno. Nel senso che non ho tempo né i mezzi in realtà per fare un montaggio video accurato, carino, bello, con musichette, immagini e quant'altro, come avevo magari iniziato a fare tempo addietro, per rendere comunque video un po' più carini. Purtroppo il mio computer mi sta letteralmente abbandonando, nel senso che per ogni funzione che io gli do il comando di fare, ci mette tipo 3-4 minuti prima di muoversi. Quindi anche montare i video diventa veramente complicato perché un video di mezz'ora magari ci devo star dietro tutta la giornata per riuscire a montarlo, nonostante sia magari lungo solo mezz'ora. Però purtroppo è veramente lento, 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 lento il computer. Ormai è un po' di anni che ce l'ho, purtroppo, quindi mi sta veramente abbandonando e non regge più diverse cose, ecco, sia a livello di memoria che proprio di sistema operativo, è proprio lento ormai, quindi faccio veramente fatica. Per cui, per riuscire a montare i video che ho e non dover aspettare troppo, cerco di fare veramente un montaggio il più streminzito possibile, perché sennò veramente non ce la faccio. Il computer probabilmente sarà un prossimo acquisto, quindi dovrei iniziare a risparmiare da dopo le vacanze estive, ovviamente, per magari comprarmelo per Natale o comunque mettere da parte dei soldi, magari farmelo regalare e aggiungere io qualcosa per la spesa, insomma, si vedrà, vabbè.
Comunque, tornando a noi, allora, iniziamo subito con i prodotti finiti. Acqua micellare Garnier, la conoscete tutti, famosissima, è ormai un prodotto che credo che chiunque mostri nei suoi video di prodotti finiti. Questa in particolare è la versione per pelli normale e miste, quella diciamo più purificante tra le varie. Io continuo a ricomprarla, non è la prima confezione che acquisto, quando la trovo in offerta la acquisto sempre perché comunque mi piace e strucca bene. Sto provando diverse acque micellari, in questo momento per esempio ne sto provando una molto economica che avevo trovato sempre in offerta 2 euro e qualcosa, sempre 400 ml della Clinians, ma la trovo meno efficace a livello di struccaggio rispetto a questa. Questa mi piace sempre. Strucca, purifica, opacizza senza risciacquo. Va bene viso, occhi e labbra. Vabbè, la conoscete. Unica precisazione, io sì, ci sono volte in cui la risciacquo, alcune volte no. Mi sono comunque sempre trovata molto bene, la trovo efficace. Effetto purificante, magari rispetto ovviamente a quella versione gialla bifasica con l'olio, sì, sicuramente di più. Non la trovo eccessivamente purificante, nel senso che non mi va a seccare troppo, quindi anche per questo mi piace, perché io sia una pelle mista, però è anche disidratata, quindi non voglio un prodotto troppo aggressivo. L'ho già riacquistata, quindi lo vedrete in un prossimo video haul. In realtà l'ho trovata in offerta 2 euro qualcosa, quindi anche questa l'ho già riacquistata. Questa sarà la terza o quarta confezione che finisco e ne ho già una di scorta da riutilizzare, insomma, quando mi capita. A livello di prezzo devo dire che non è magari la numero uno per rapporto qualità-prezzo, perché per esempio quella di Balea, sempre per pelli miste, sempre 400 ml, la potete trovare a 1,99 euro se non sbaglio. Sì, quindi 2 euro. Quindi quella in assoluto è quella col rapporto qualità-prezzo più basso. Però questa comunque Garnier è una buona marca, è sempre una garanzia, quindi io la ricompro sì. Poi, shampoo, allora qua parliamo di un prodotto non bio perché in realtà sto vedendo che sui miei capelli ogni tanto devo alternare qualcosa di bio e di non bio perché sennò ne risentono. C'era un periodo in cui erano veramente veramente molto secchi. I prodotti biologici sì, mi piacciono, sì, li utilizzo, ce ne sono alcuni che mi piacciono, mi danno l'idea di avere il capello pulito. Allo stesso tempo, però, erano molto secchi. Sono stata recentemente al parrucchiere e ve ne ho più o meno parlato. Potete vedere che qua ancora ho il colore viola in testa. Devo dire che da quando sono andata al parrucchiere, in realtà la situazione è un po' migliorata. Io comunque sempre quando li lavo, vado a fare anche una maschera. Però questo shampoo è uno shampoo che ho sempre utilizzato in casa mia perché mia mamma praticamente usa sempre e solo questo, il Pantene quello viola che è quello volumizzante e se lo trova col balsamo anche col balsamo. C'era stato un periodo in cui purtroppo i balsami o le maschere idratanti che utilizzavo biologiche non bastavano per il mio capello. Quindi ero tornata ad utilizzare questo che avevo trovato in offerta, quindi ne avevo comprate due confezioni. Il 2 in 1 è sempre comodo ed effettivamente questo a me, oltre a lasciarmi i belli, belli voluminosi, me li districa anche bene. Quindi non è un quei 2 in 1 shampoo e balsamo che non fanno assolutamente nulla, lavano e basta, ma di balsamo, effetto del balsamo si vede poco. In realtà questo mi dava una marcia in più. Quindi utilizzavo questo e poi comunque dopo la maschera. E il risultato e la differenza comunque io la vedevo, erano veramente belli puliti, districati e mi duravano puliti più a lungo. Quindi comunque cerco di alternarli. L'ho detto più volte, io non sono espressamente legata ai prodotti biologici. Se c'è qualcosa di biologico che mi piace e che trovo efficace, che non costa eccessivamente, insomma che lo ritengo un prodotto valido e che voglio utilizzare, mi piace utilizzare, ben venga, ma non sono una fanatica. Quindi, se ci sono prodotti che ritengo validi e che mi piacciono, che non sono bio, io comunque li uso e li acquisto tranquillamente. Questo, per esempio, tra i prodotti probabilmente con un po' di schifezza all'interno, perché sicuramente ci sono, non sto neanche a guardarci perché ne sono sicura, cioè di Miticone ci sono sicuramente delle schifezzine.
però a me l'effetto piace, quindi lo utilizzo e magari non utilizzo sempre questo, però alterno diversi prodotti. Questo per me è sempre stata una garanzia, in casa mia abbiamo sempre utilizzato questo. Ora io sto passando ad altro, però se mi capita di utilizzarlo sicuramente non lo disdegno. Poi, allora, altro shampoo, questa volta lo shampoo antigiallo, anche di questo vi ho parlato diverse volte perché è uno shampoo antigiallo e tra i vari shampoo antigiallo che ho provato e utilizzato è quello che più si avvicina a quello più famoso ed efficace di L'Oreal. Ve l'ho detto diverse volte, quello di L'Oreal antigiallo è probabilmente il miglior shampoo antigiallo che c'è in commercio, a detta non solo mia, ma di chi utilizza comunque shampoo antigiallo, quindi anche la mia collega, per esempio, che è bionda e fa diversi tipi di colorazioni, utilizza quello. È veramente uno shampoo molto, molto valido. Costicchia, perché quello di L'Oreal costa, mi sembra, lo potete trovare tra gli 11 e i 15 euro, secondo di dove lo acquistate. E come ml, non lo so, forse anche più piccolo di questo, mi sembra che siano 200 ml, se non sbaglio, questi sono 300 ml. Questo lo potete trovare al mitico DM, mio posto preferito, come potete sapere, perché faccio acquisti sempre lì, comprerei tutto. Questo l'ho scoperto recentemente e ne ho già riacquistate 3 confezioni. Perché è veramente, veramente, veramente valido. Costa dai 3-4 euro. Io adesso non ricordo precisamente il costo, però sì, massimo 4 euro, massimo 5, ma non arriva ai 5 euro. Mi sembra che costi appunto sui 4 euro, per 300 ml, appunto. Però ha una consistenza, un effetto molto, molto, molto simile a quello dello shampoo antigiallo di L'Oreal. Quindi assolutamente promosso e ricomprato, ricomprato più volte. Poi, altra acqua micellare, questa volta parliamo di un brand super 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 low cost, stiamo parlando di un prodotto biologico certificato ICEA, come potete vedere qua dalla certificazione, forse riusciamo a metterla. Eccola qui, sì, si vede, è a fuoco. Questo è un prodotto di Fior di Magnolia che è un brand che potete trovare all'Eurospin. Allora, non tutti, attenzione, non tutti i prodotti Fior di Magnolia sono biologici perché non è un brand biologico, ma alcuni prodotti lo sono, quindi hanno fatto una linea certificata ICEA e di questa linea fanno parte l'acqua micellare, il tonico, la crema mani, la crema viso e basta, mi sembra. Io ho provato la crema che ho in uso in questo momento, è in bagno. Il tonico che ho già riacquistato 2 volte, uno l'ho finito e uno nelle scorte, e l'acqua micellare che comunque anche questa, se mi dovesse servire, sicuramente la ricomprerei perché l'ho trovata efficace. Questa triplazione, nel senso che vabbè, perché dice triplazione? Ah, è 3 azioni differenti, un'azione struccante, intensiva ed una detergente. Bah, vabbè. Comunque, con estratto di magnolia, succo di aloe ed estratto di rosa damascena. L'ho trovata efficace a livello di struccaggio, quindi comunque mi struccava bene, tranquillamente. Forse magari qualche passata in più con i prodotti waterproof, ma è normale, nel senso che appunto vi ripeto, anche quella di Clinians che sto utilizzando in questo momento, sempre anche quella purificante. Il mascara waterproof fa veramente fatica a struccarmelo e alcune volte in generale anche il prodotto, diciamo, i prodotti sul viso, fondotinta, blush, cipria e quant'altro, magari devo fare più passate. Quindi a livello di qualità-prezzo sicuramente questa ne vale la pena perché costa veramente pochissimo, mi sembra 1,99 euro se non sbaglio, quindi 2 euro per 200 ml di prodotto. Sicuramente ne vale la pena. Quindi comunque un prodotto veramente veramente economico considerando che è eco bio certificato. Potrei ricomprarlo sì, assolutamente, ripeto, se dovessi trovarmi perché ho diverse scorte e mi piace cambiare prodotto. Però se fossi una di quelle persone che si affeziona, che va sempre a fare la spesa nello stesso posto, che non gli piace cambiare tanto, che prende una cosa ed è sempre quella, sicuramente avendo io Eurospin vicino e facendo molto spesso la spesa lì
potrebbe essere il prodotto che ricomprerei sempre. A me piace cambiare, quindi ovviamente cambio, però sicuramente anche questa ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi ve la promuovo e ve la consiglio. Poi, ecco qui della stessa linea anche il tonico. Questi sono 150 ml, persi sempre più o meno il prezzo si aggirava intorno a 1 euro, 1,50 euro, adesso non ricordo precisamente. Certificato anche questo ICEA. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Dai, si vede che c'è la luce forte, però sì, si vede, ecco qua. Questo è appunto il tonico, tonico viso bio riequilibrante, sempre con estratto di magnolia, malva e rosa damascena. Devo dire che mi è piaciuto molto, riequilibrante ma non aggressivo, quindi sì, va bene per il mio tipo di pelle, con una pelle mista, che però ha bisogno comunque di idratazione, quindi non deve essere troppo, un prodotto troppo che me la vada a seccare. Riequilibrante, quindi non vuol dire, ecco, a volte mi confondo nella mia testa come se fossero la stessa cosa, ma non lo è. Purificante e riequilibrante non è per forza la stessa identica cosa. Ecco, teniamo presente questa cosa. Quindi comunque riequilibrante va bene, un po' per tutti i tipi di pelle. L'ho trovato veramente valido, mi è piaciuto, e anche questo per la quantità di prodotto e per la facile irreperibilità e per comunque appunto rapporto qualità-prezzo, veramente ottimo, ve lo consiglio. Provateli questi prodotti che veramente costano poco, ma sono validi, sono certificati, per cui assolutamente promossi. Poi, maschera capelli di Omia, maschera capelli anticrespo, questa è quella all'aloe vera. Anche queste maschere sono molto famose e le ho viste bene o male un sacco di video di prodotti finiti di diverse ragazze che seguo qua su YouTube. Mi è piaciuta tantissimo. Allora, Omia è anche in questo caso un brand che fa prodotti biologici, ma non tutti certificati. Infatti, per esempio, questa maschera non ha certificazione. Fatemi controllare. A parte, vabbè, vegan, ok, non testato su animali. No, no, scusate, non vegan, ok. Cruelty free, scusatemi. Poi, vabbè, è prodotto testato su nickel, cobalto e cromo. Però non ha altri tipi di certificazioni, ma sono comunque prodotti ottimi. Le creme, invece, per esempio, hanno certificazione biologica. Quindi, se siete delle fanatiche, non dico fanatiche in senso negativo, comunque, se siete più per il bio e volete assolutamente solo prodotti biologici, fate attenzione comunque ai diversi brand, perché alcune volte non tutti i prodotti sono certificati. In questo caso la maschera no, ma a me poco importa perché è stata veramente ottima e mi è piaciuta. La cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è in realtà la profumazione, veramente molto dolce, delicata, buona, uguale a quella dello shampoo della stessa linea, che mi è piaciuto tantissimo. Il balsamo invece non l'ho ancora utilizzato. Come effetto districante, nella media, quindi non il top, non la migliore in assoluto, se devo dire proprio la mia ed essere super sincera, però sicuramente una maschera che mi è piaciuta, e che se troverò in offerta, potrei sicuramente riacquistare. Sono piena, piena, piena di maschere, capelli in questo periodo, perché sto trovando tante offerte e quindi ne sto comprando tante per testarle, e voglio veramente vedere qual è la migliore per l'effetto che desidero io, che è quello di idratazione, cioè voglio che i capelli mi rimangano morbidi, perché avendoli decolorati tendono a seccarsi molto, e li voglio districati, perché essendo molto lunghi mi si formano tantissimi nodi, faccio tanta tanta fatica poi a pettinarli, quindi ogni volta che devo fare la doccia mi devo mettere le mani nei capelli, perché nel vero senso della parola c'è da impazzire, perché veramente tra lavarli, asciugarli, pettinarli, sto veramente in ballo delle ore. Pettinarli faccio veramente fatica, ci metto tanto, perché si fanno tanti tanti nodi. Con l'utilizzo di maschere di questo tipo, noto che comunque faccio molto meno fatica poi a pettinarla, quindi ci metto di meno, quindi sono più felice. Questa è assolutamente consigliata, mi è piaciuta, ottima, la potete trovare
da un prezzo che va dai 3 euro ai 6 circa. Io mi sembra che l'avevo trovata in offerta a 2,60 euro, 2,70 euro, una cosa del genere. E quindi ne avevo comprate due, questa e quella di un'altra che non mi ricordo quale era, ce l'ho, non l'ho ancora utilizzata. Io vi consiglio di comprarla quando la trovate in offerta. A prezzo pieno probabilmente no, non la ricomprerei, ma così come tanti diversi prodotti che ho provato, che mi piacciono, però li acquisto solo, li riacquisto, diciamo, solo se li trovo in offerta, perché so che comunque bene o male nei diversi posti le fanno spesso, quindi quando c'è un'offerta bene, visto che mi è piaciuta la ricompro, se no no, la lascio lì ovviamente, ma questo vale per tutto. Comunque ottima, ve la consiglio. Poi, Balea, queste sono delle fialette, è un trattamento intensivo di 7 giorni. Questo è con concentrato idratante con estratti di alghe e olio d'oliva, 7 capsule. Formula arricchita con vitamina E, si prende cura della pelle lasciandola idratata. Allora, ottime. Queste hanno un prezzo di 1 euro e qualcosa, 1,19 euro se non sbaglio. Le potete trovare ovviamente dal DM, come tutti i prodotti Balea. Queste qua azzurre sono quelle idratanti, io le ho prese anche al Q10 se non sbaglio, e quelle verdi che sono per il contorno occhi che però non ho ancora utilizzato. Queste sono veramente ottime, mi hanno lasciato la pelle liscissima. Non so se contengono, sì, esatto, dimeticone, ecco perché. Però chi se ne frega, è un trattamento comunque di 7 giorni, quindi non è una cosa che io vado a utilizzare sempre tutti i giorni sul mio viso, ma posso dirvi che hanno veramente idratato la mia pelle e io ho visto assolutamente la differenza nei 7 giorni che le ho utilizzate. Mi sono veramente veramente piaciute. Una fialettina in realtà secondo me è fin troppo per un'applicazione sola, nel senso che comunque avevo tanto tanto prodotto e quindi lo stendevo anche sul collo e décolleté, perché con una fialettina veramente ci potreste fare anche due applicazioni volendo, però ovviamente siccome è una cosa piccolina che si apre, non è che potete lasciarla lì così aperta e insomma alla fine si utilizza. Alcune volte la passava Nicola e quello che mi rimaneva, insomma, la utilizzava lui. La pelle è super 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 liscia nel momento in cui la applicate. Sembra un po' oleosa perché alla fine all'interno c'è anche olio d'oliva, come c'è scritto, però è un effetto che svanisce praticamente subito, quindi nel momento in cui l'applicate sembra quasi esattamente un gel olio, diciamo, come consistenza, che però si assorbe abbastanza velocemente e vi lascia la pelle super 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 liscia. Sicuramente questo effetto liscio è dato dal dimeticone che troviamo all'interno, però chi se ne, nel senso che poco importa. Alcune volte i prodotti siliconici sono sicuramente negativi da determinati punti di vista, da altri potrebbero fungere un po' anche come barriera per la pelle, che comunque ha bisogno di essere protetta, quindi non per forza di cose lo voglio vedere come una cosa negativa, ma me lo voglio immaginare come un prodotto che mi va ad idratare, mi va a lisciare la pelle e me la va a proteggere, perché comunque i siliconi presenti nei cosmetici sono siliconi volatili, non sono siliconi che poi penetrano all'interno della pelle, ma rimangono a livello della superficie della pelle, quindi fanno una sorta di barriera che va a proteggerla dagli agenti esterni. Quindi in realtà non è assolutamente una cosa che in questo caso mi dispiace. Scelte, diciamo, ecco, io ho voluto provarle e in realtà mi sono piaciute veramente tanto, quindi in realtà, nonostante abbia visto che c'è il dimenticone, non escludo di poterle riacquistare. Poi, allora, maschere viso. Ho terminato questa qui al cetriolo come si chiama questa cosa qui? Di Montage Jeunesse. Questa era una peel off, come potete intuire. Bella,
bella, mi sono piaciute queste maschere, mi piacciono sempre. Io le utilizzo in due volte, quindi una confezione così me la faccio andare bene per due applicazioni. E, questa al cetriolo in modo particolare era per le pelli un po' non impure, però comunque miste, grasse, diciamo così. Io sono sincera, non vedo in generale le maschere quando le utilizzo una grandissima differenza tra il prima e il dopo. Credo che il fatto di fare una maschera sia più una coccola, un trattamento che andando a fare con costanza, anche differenziandole ovviamente, però andando a fare sempre maschere con costanza, credo che il mio viso si stia abituando ad avere diversi tipi di trattamento e trae beneficio e giovamento da tutti questi vari trattamenti. Dirvi però che nell'immediato io ho visto una differenza tra il prima e il dopo è difficile. Ecco, in questo caso sì, diciamo che essendo comunque un prodotto peel off dà immediatamente l'idea di una pelle più purificata e più liscia, questo sì. Comunque in generale le maschere di questa linea mi piacciono, le potete trovare da Claire's, dove le avevo comprate io a 1,99 €, ma in quel caso le compro sempre in offerta, quindi quando c'è il 3x2, allora in quel caso ne acquisto magari 6, ne pago 4 e 2 sono in omaggio, per esempio. O le potete trovare anche da OVS, se non sbaglio, e non lo so, comunque si trovano tranquillamente anche su Amazon, se non sbaglio. Ci stanno, ecco, a me piacciono e tranquillamente le riacquisto quando appunto trovo qualche offerta. Poi, maschera invece in tessuto, questa qui è la bava di lumaca, queste sono quelle acquistate in Thailandia l'anno scorso. Maschera in tessuto, mi piacciono tanto, tanto tanto, mi danno proprio un'idea di rilassatezza generale, ecco. Questa in particolare appunto era alla bava di lumaca, ripeto, non vi posso dire di aver visto dei miracoli, di aver visto chissà quale effetto, chissà quale cambiamento, ma sicuramente la pelle era poi più idratata, bella, diciamo tesa, tonica, compatta, ecco. Siero abbondante, quindi bene bene imbevute, in realtà tutte queste che ho acquistato, questa è della Milatte, non so se si possono trovare anche da noi da qualche parte o su qualche sito che appunto rivende maschere magari coreane, perché credo che anche se questa l'ho comprata in Thailandia, credo proprio che sia comunque un prodotto, ah sì, made in Korea c'è scritto assolutamente, ecco. Quindi probabilmente le potete trovare in quei siti che rivendono prodotti coreani o non lo so. Comunque adoro la bava di lumaca come, diciamo, principio attivo, come ingrediente cosmetico, mi piace molto. Utilizzata non so se 2 o 3 volte, nel senso che sia quelle in crema che quelle in tessuto, io tendo proprio appunto a utilizzarle più di una volta perché non voglio assolutamente sprecarle, in più avendo tanto siero all'interno riesco proprio a farci due belle applicazioni, quindi ottimo. Poi ah, eccolo qui, andato, dicevo, terminato anche questo shampoo della appunto linea Omnia, sempre all'aloe, quindi diciamo stessa linea della maschera. Questo mi è piaciuto abbastanza, anche questo qui, usato con piacere per la profumazione buonissima che ha uguale alla maschera, quindi è una profumazione veramente, boh, a me piaceva. Adesso vediamo se riesco a sentirlo per descriverla, perché poi è difficile descriverla a posteriori, anche perché questi prodotti li ho finiti da un po'. È quasi dolce il profumo. Sì, io sento qualcosa di dolce e aspro allo stesso tempo, non lo so. A me piace, ma non riesco a descrivervelo. E anche questo è certificato ICEA. Cioè, anche questo certificato CEA, a differenza della maschera. Come la maggior parte degli shampoo biologici, non fa tantissima schiuma.
Quindi dovete vedere voi se è una cosa che vi urta particolarmente o meno, a me poco mi frega, nel senso l'importante è che me li lavi, me li pulisca e quello lo faceva egregiamente. Quindi mi è piaciuto. Sicuramente potrebbe essere, se lo trovo in offerta, un prodotto che vado a riacquistare, perché no? Poi, allora, terminata anche un'altra acqua micellare. Questa è l'acqua micellare della Bioderma. Sono 500 ml, pagata un sacco perché questa purtroppo costa. L'avevo acquistata in farmacia. È un'acqua micellare che io utilizzo prevalentemente per lavoro. Perché questo? Perché le modelle sono un po' viziatelle, sono un po' fissate. E quindi molto spesso non si fanno struccare se non con quest'acqua micellare. Purtroppo è così. Quindi a me è durata tantissimo, a parte che sono 500 ml, però mi è durata anche più di 12 mesi in realtà. L'avevo acquistata parecchio, parecchio, parecchio tempo fa. Inizialmente la utilizzavo appunto solo per lavoro, poi siccome comunque si avvicinava la scadenza, non volevo assolutamente sprecarla. Per cui ho iniziato a utilizzarla su di me, l'ho finita con molto piacere. Strucca bene, estremamente delicata, questa è appunto la versione per pelli sensibili. Io avevo anche la versione piccolina, quindi ne avevo una grande e una piccola in cui poi travasavo questa per portarmela poi nel trolley, nel mio beauty, nel mio kit, diciamo, da lavoro per quando andavo a truccare. Va bene appunto per viso e occhi, strucca molto bene, mi è piaciuta, l'unica cosa è veramente cara perché se non sbaglio la confezione questa qui costa sui 15 euro, se non sbaglio, quella piccola non ricordo. Quindi è un prodotto che sono costretta a riacquistare per uso lavorativo, ma che per me non riacquisterei, pur avendo io la pelle comunque molto sensibile, e quindi avendo bisogno di prodotti comunque delicati come per esempio questa, che è assolutamente ottima, nulla da dire, però dal mio punto di vista il prezzo è troppo troppo alto, per cui non posso bocciarvela perché assolutamente è ottima. Non posso non consigliarvela se volete comunque spendere i soldi ed investire su una buona, delicata, ottima acqua micellare, assolutamente ve la consiglio. Se chiedete a me se ne vale la pena, nel senso che per me il prezzo è veramente troppo troppo alto per un'acqua micellare. Quando abbiamo visto possiamo trovare comunque acqua micellare a un buonissimo prezzo. Quindi comunque non è una crema, non è un siero, non è un qualcosa che poi va a rimanere come ultimo prodotto sulla mia pelle, ma è un prodotto per struccarmi. Quindi in commercio veramente ci sono tantissimi prodotti molto validi anche a meno. Quindi questa, per quanto eccezionale sia, ha un prezzo troppo elevato dal mio punto di vista. Ah, eccolo qui. Sienna o Cienna, non ho ancora capito come si dica, io dopo anni, boh, vabbè, no, anni no, però insomma, non ho ancora capito come si pronunci, se Sienna, Cienna o come cavolo si dice. Comunque, questo è l'olio anticellulite alla betulla, sai che non mi ricordo se è alla betulla o... Sì, olio cellulite alla betulla. È un prodotto che ho adorato e riacquistato. Che dire, io lo utilizzavo appunto dopo la doccia, quindi dopo la doccia appena esco, passata sulle gambe, non tutte le gambe, ma dal ginocchio in su perché non volevo sprecarlo. È un olio ottimo, dal profumo buonissimo, profumo erbaceo ma delicato, molto 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 buono. Per me è stato ottimo come prodotto, tant'è che appunto l'ho riacquistato. Lo potete trovare sui 3-4 euro più o meno. È molto simile a quello del DM, però quello del DM costa qualcosina di più perché costa 5 euro qualcosa, mentre questo 3 euro qualcosa. Quindi
Quindi a livello di prezzo, questo viene un po' meno. Sono 100 ml. Le confezioni sono identiche in realtà. Quindi se avete, cioè, credo che insomma, se avete quello potete, per farvi un'idea, ecco, sono proprio identiche, identiche, identiche. La funzione del prodotto è identica. Però ecco, questo costa un pochettino meno. A me è piaciuto tanto e non fa i miracoli, quindi non pensate che usare questo olio anticellulite non avete più la cellulite, perché scordatevelo proprio. Va giusto a tonificare e a rendere la pelle liscia, un po' più tonica, più compatta, ma non fa miracoli come nessun prodotto anticellulite, purtroppo, purtroppo, perché io poi quest'anno ne soffro, anche perché bevo molto 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 poco, quindi soffro veramente tanto di ritenzione idrica. Questo l'ho usato veramente con molto 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 piacere l'anno scorso ormai, ma mi è piaciuto tanto, quindi l'ho riacquistato. Quindi assolutamente promossissimo questo prodotto, ve lo consiglio, provatelo, devono ovviamente piacervi gli oli, ma è molto 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 valido, assolutamente promosso e ricomprato. Poi, abbiamo quasi finito, due shampoo, olè, vabbè, due shampoo uguali, questo per dirvi come sto messa, sono lo shampoo antigiallo della linea Professional di Balea, che potete trovare sempre al DM. Allora, questi vengono pochissimo perché vengono 1,99 € per 200 ml, quindi prima di aver provato questo, io avevo provato questi. E siccome costa poco e costa meno comunque rispetto a questo, li ho utilizzati anche in combo. Quindi quando io mi facevo il mio impacco pre-shampoo con questi prodotti, mettevo un po' di questo e a volte lo allungavo un po' con questo. Quindi non è paragonabile, nel senso che questo è molto più diluito, è molto meno concentrato, il colore è molto più chiaro, quindi non è quel viola bello scuro, bello cremoso, bello corposo che ha quello e che ha L'Oreal, ma è un gel molto più trasparente e diluito. Viola sì, ma è diverso e infatti anche il prezzo è diverso. Sicuramente per il prezzo ne vale la pena, nel senso che se voi volete utilizzarlo anche solo come veramente shampoo antigiallo, quindi un po' per prevenire e non come me per fare gli impacchi che poi devono dare quasi colore al capello, allora sì, sicuramente sì. Vedete che io comunque li ho riacquistati. Queste sono due confezioni, ma sicuramente da qualche parte ne ho altre, perché comunque l'ho riacquistato più volte perché il prezzo invoglia ed è un po' un prodotto antigiallo un po' passepartout, quindi un qualcosa che come dire, è comunque utile, non efficacissimo, ecco, ma per il prezzo che ha va bene. Sono consapevole del fatto che non è il top, ma sono consapevole del fatto che costa comunque la metà dell'altro. Quindi a me comunque in generale è piaciuto e mi è capitato appunto di usarlo o mischiato all'altro per allungarlo un po' e quindi per non sprecare tanto prodotto, perché io comunque ho capelli molto molto lunghi, quindi se vado ad utilizzare solo questo o solo quello L'Oreal su tutte le mie lunghezze, faccio fuori questa confezione da 300 ml, la faccio fuori molto velocemente. Ok, quindi alcune volte per allungarlo un po' questo diventa molto utile. Oppure anche l'ho tenuto dentro nella doccia da utilizzare quelle volte in cui magari non avevo tempo o non avevo voglia di farmi o non era necessario farmi l'impacco pre-shampoo colorante con l'antigiallo. E quindi andavo solo sulle lunghezze a lavarli con questo qua quando li vedevo particolarmente giallini. Quindi così, un prodotto in emergenza. Che tra l'altro io ho ancora infatti una confezione dentro nella doccia in questo momento. Che non sto utilizzando perché in questo momento ho il viola, quindi non voglio andare a intaccare il viola. Ma che appena il viola andrà via e magari non avrò modo di rifare subito un altro colore, di andare dal parrucchiere o di fare qualcos'altro, sicuramente mi tornerà utile anche comunque dargli una lavatina con questo. Quindi per il prezzo che ha, sì, non è il top, però ci può stare. Come vedete, se ne ho acquistati due, ne ho un altro in bagno e ne ho finiti altri, vuol dire che dopo tutto è un prodotto che non mi è dispiaciuto. Ah, ho
sbagliato, non sono lo stesso prodotto, ma che rincoglionita. Uno lo shampoo e uno il balsamo mi sembravano lo stesso perché erano tutti spiegazzati, però in realtà sono diversi, scusatemi. Uno è il balsamo. Anche il balsamo appunto di questa linea non mi è dispiaciuto per niente. Ha una consistenza diversa rispetto allo shampoo, è più cremoso, ecco. Non mi è piaciuto per l'effetto districante, ma per il nutrimento sì, buonino, ecco. Tra i due diciamo che preferisco lo shampoo, però anche il balsamo non è male. Anche questo lo utilizzavo per allungare il mio composto colorante antigiallo, quindi facevo un po' di shampoo quell'altro e un po' di questo ogni tanto prima che finisse. Oppure mi è capitato anche questo di averlo in doccia e di utilizzarlo alla fine dello shampoo, proprio come impacco, con i 2 minuti, proprio come balsamo, ecco. Non mi è dispiaciuto neanche questo, anche questo è sempre €1,99, 200 ml, mentre questo sono 2,50, ecco, però i prezzi sono lì. Potrei ricomprarlo, sì, non è, ripeto, il top, però non è male. Ci siamo quasi... Allora, fatta una maschera di Origins, questa qui era una mini dose, io con questa ci ho fatto comunque due applicazioni, ve le fatte così. Questa è la Mega Mushroom Skin Relief, allora molto buona, l'odore però pessimo, a me non è piaciuto proprio l'odore, è molto forte, sa di body... Non di funghi, comunque un odore abbastanza forte di muschio, di sottobosco, di argilla, non lo so, un odore però bello bello forte. È una maschera che comunque idrata molto, lascia la pelle molto liscia, non secca sulla pelle assolutamente. Viene assorbita, quindi io la tengo su, le maschere poi dipende dal tempo che ho, però le lascio su anche molto più a lungo rispetto alla 20 minuti, mezz'ora che di solito si tengono, cioè 10-20, mezz'ora. Io se ho tempo e voglia, a seconda di quello che sto facendo, sforo comunque e le lascio più a lungo. La mia pelle l'ha super assorbita, quindi avevo prima tutta la faccia bianca verdolina, perché poi era un colore un po' bianco verdolino, ecco. Quando poi sono ritornata in bagno per andare a rimuoverla, praticamente quasi non c'era più nulla, perché il mio viso l'aveva veramente assorbita. Buona, ottima. Voglio provare anche le altre, perché comunque io ne sto provando diverse di Origins e mi ispira molto quella rosa. Vediamo, ecco, quella per esempio al carbone, quella nera mi è piaciuta tanto, funzionale al 100%, molto 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 valida. Questa mi è piaciuta, ma non mi piace tanto l'odore, quindi non lo so se la ricomprerei, perché la mia preferita in assoluto, di cui ho anche il barattolo, cioè proprio la confezione grande, è quella idratante l'overnight, quella è top. Vabbè, comunque, il profumo di quella è paradisiaco. Mi faccio un po' influenzare anche da queste cose. Questa, per esempio, che ha un odore un po' forte, non so se la ricomprerei per questo motivo, però per quanto riguarda l'effetto, l'efficacia del prodotto, assolutamente promossa, ottima, mi è piaciuta. Poi, ecco qua, anche questo prodotto ottimo, che mi è piaciuto tantissimo, Balea, è un siero al Q10. Allora, questo è uno dei primi sieri, tra l'altro, che io ho acquistato, sì, il primo che ho acquistato di Balea. È un siero antirughe, formula ad alta concentrazione con complessi omega 30. Rassoda e rinforza, rendendo la pelle liscia. Applicare mattina e sera, Allora, ottimo, mi è piaciuto tantissimo. Il profumo molto molto buono, vediamo se riesco a... fresco, di crema solare, sa un po', no? Mi ricorda le creme solari, non so come mai. Ottimo, mi è piaciuto tanto, sicuramente lo ricomprerò perché il prezzo è ottimo, costa più o meno sui 2 euro e 2,99 euro, se non sbaglio.
veramente, veramente, veramente ottimo. Della stessa linea avevo comprato anche il contorno occhi che ho ancora in uso. Questo l'ho fatto fuori, cioè me lo sono mangiata praticamente perché adesso ho diversi prodotti aperti, quindi magari li termino più lentamente i prodotti. Mentre in questo caso, quando ho utilizzato lui, avevo solo lui aperto e quindi lo utilizzavo sia la mattina che la sera e quindi l'ho fatto fuori veramente in poco tempo. Cioè, in poco tempo, in realtà mi è durato un sacco, però mi sono resa conto che me lo sono proprio mangiata, tant'è che sono arrivata, forse perché non si vede quando finisce, quindi forse quella è un pochettino una pecca. Sono arrivata alla fine, che non è uscito più prodotto, e io ero disperata, dicevo, no, ma come, perché? Mi è piaciuto veramente tanto. Ecco, la pecca, la confezione. Se le confezioni fossero trasparenti, per me sarebbe meglio perché avremmo modo di verificare quando un prodotto finisce, perché mi è successa la stessa cosa con un altro siero, sempre in questo formato di Alverde, però che era un siero invece purificante. L'altra sera me lo stavo mettendo come tutte le sere, schiaccio e non usciva niente. Ho detto, ma come? E non mi ha dato un avviso, cioè non è che la sera prima magari già ne usciva poco, faceva fatica a uscire, quindi ho detto, ah, qua sta finendo. No, da un momento all'altro non c'era più. E l'ho riacquistato ovviamente. Anche questo sarà sicuramente un prodotto che sicuramente andrò a riacquistare perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Costa pochissimo. Sono quanti ml? Dove sta scritto? 30? Esatto, 30 ml. Io dietro avevo attaccato l'adesivo perché era dentro una confezione ovviamente di cartone e l'adesivo che c'era attaccato dietro con la scritta in italiano l'ho attaccato qua. Mi è piaciuto veramente, veramente tanto, è un prodotto che vi consiglio, provatelo e sicuramente lo riacquisterò. Ultimo prodotto e poi questo sacchetto è terminato. Eccolo qui, il balsamo, famosissimo balsamo di Splendor. Questo è quello fiori di mandorlo e karité. Capelli secchi e danneggiati. Allora, io ho sentito meraviglie di questi balsami Splendor. Ho acquistato anche quello col tappo giallo, che è quello al cocco, se non sbaglio. Io per il momento ho provato questo. Devo dire che mi aspettavo qualcosina di meglio. È vero che il prezzo è bassissimo perché costa 99 centesimi, quindi meno di un euro. Un euro. Quindi per 300 ml di prodotto sicuramente è un buon prodotto considerando che ha anche un buon inci. Quindi la sua fama deriva dal fatto che costa poco, non è un prodotto biologico ma un buon inci, quindi comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo e inci. E devo dire che sì, mi è piaciuto. Non ha fatto meraviglie su di me. Sono curiosa di provare infatti la versione col tappo giallo appunto al cocco per vedere se magari è un po' meglio. Ne usavo tanto, quindi per avere un buon risultato che districasse bene i miei capelli, dovevo usarne tanto. È vero che questo non è districante, ma è dolcemente nutriente. Quindi per capelli secchi e danneggiati, ok, però non dice districante, dice nutriente. Per quanto riguarda il nutrimento, sicuramente sì, erano più morbidi e più belli i capelli, ecco. Però ripeto, io voglio che mi si districhino perché mi si fanno tanti tanti nodi. Quindi per avere quell'effetto dovevo metterli in abbondanza e quindi non mi è durato tantissimo, sono sincera. L'ho finito abbastanza velocemente. Però è uno di quei balsami da battaglia, come li chiamo io. Quindi quelli che sai che costano poco, che puoi trovare un po' ovunque e che per cui non ti dispiace neanche utilizzare e finire e che sicuramente ti ricapiterà di ricomprare perché magari lo vedi da qualche parte, stai finendo il balsamo, dici ma sì dai, non ho tempo o magari non ho voglia, non ho modo di andare alla ricerca di qualcosa di più specifico, di biologico, di... Questo è lì, costa pochissimo, funziona, non ha neanche un brutto inci, per cui perché non acquistarlo? E quindi vi dico che sicuramente sarà un prodotto che riacquisterò, già lo so, anche se non mi ha fatto impazzire, ecco. È uno di quei prodotti che credo che non mancherà nelle scorte, nel senso che dite sì, dai, per un euro lo prendiamo, sono comunque 300 ml di prodotto, non è per niente male. Quindi, con tutte queste considerazioni, tenendo conto di tutto questo, io sicuramente ve lo consiglio, perché comunque è un ottimo balsamo. E
E niente, e è un sì, cioè lo ricomprerò sicuramente. E niente, per il momento questo è tutto. Io vi ringrazio tantissimo di aver guardato il video. Spero di esservi stata utile, di non essermi dilungata troppo. Ho cercato di essere più sintetica possibile, però alcune cose dovevo dirvele perché sennò non sussiste guardare un video di prodotti finiti se comunque non abbiamo un'idea di quelli che sono i prodotti che valgono o che no. Dal mio punto di vista, ovviamente, per il mio modestissimo parere, queste sono le considerazioni che io ho fatto di tutti questi prodotti che vi ho mostrato. Che come vedete sono prodotti viso e prodotti capelli prevalentemente e un prodotto corpo, vabbè, l'olio anticellulite. Io vi ringrazio di essere passati dal mio canale, di aver guardato questo video se siete arrivati fino alla fine e vi saluto, vi mando un bacione e al prossimo. Ciao ciao!